Abbiamo chiesto a un testimone privilegiato dei nostri tempi, Francesco Bonazzi, giornalista di punta del settimanale Panorama, una sua riflessione su quanto è stato fatto dal governo per l'emergenza coronavirus e quanto invece non sia stato ancora fatto. Pensiamo al mondo delle partite IVA che sono veramente arrabbiati perché si sentono completamente esclusi e a tanti altri aspetti. Ecco il contributo di Bonazzi. Allora, i decreti che ha fatto il governo finora sono caotici, c'è sicuramente la scusante dell'emergenza, però insomma, ogni due giorni dopo aver fatto circolare varie bozze il governo è intervenuto decidendo che cosa chiudere, cosa lasciare aperto, c'è stata molta confusione. Sicuramente si sono dimenticati abbastanza, a parte i 600 euro degli autonomi, che sono i grandi assenti di questa politica. Sono 5 milioni le partite IVA in Italia, tra partite IVA e autonomi, poi ci sono, dobbiamo contarli, anche 3 milioni e 300 mila persone, secondo i dati Istat, che lavorano nel sommerso. Non è giusto parificarli, però non si può dimenticare che anche loro devono materialmente mangiare. E sono sicuramente le prime vittime di questa crisi perché non potendo certificare alcunché, se vengono fermati dai vigili o dalla polizia, vengono anche multati con 5.000 euro. Quindi ci sono obiettivamente, io non so se questo né il governo né i sindacati che tutelano in gran parte i cosiddetti tutelati, appunto, si sono resi conto che ci sono 8 milioni di persone in questo paese che nel giro di poche settimane possono avere dei seri problemi di liquidità. Proprio Landini, Maurizio Landini, segretario della CGIL, il 21 marzo, mentre andava all'incontro con il governo per decidere, per capire quali settori lasciare aperti o chiudere, a parte l'alimentare ovviamente deve rimanere aperto, ha detto una cosa abbastanza cruda, ha detto il governo deve stare attento perché non dobbiamo trasformare la paura degli italiani in rabbia. Ora, noi sappiamo che l'Italia non è la Francia, quindi la gente non va a fare i giri gialli e non fa sicuramente, non credo che farà delle manifestazioni violente nel caso ci fosse una crisi di liquidità, però la paura è vero che c'è, basta parlare con chiunque abbia un'attività, sia che faccia il pizzaiolo o che abbia un negozio di estetista o di parrucchiere e ha paura di non riaprire perché deve pagare mutui, tasse, gli affitti. E poi c'è la concorrenza in nero di gente che va a fare magari appunto l'idraulico o il parrucchiere a domicilio in nero. Ringraziamo Francesco Bonazzi, ricordo firma di Panorama, del settimanale Panorama, per il suo contributo. Come al solito fa una disamina puntuale e lucida come sempre sulle cose, sullo scenario attuale e su cosa ci potrà aspettare per il futuro. Rimanete sintonizzati con Ok Italia Parliamone, continueremo a mandare contributi di altri importanti ospiti.